Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, sempre sul pezzo, a lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18:30. Non mancate mai, mi gasate anche in queste situazioni di mercato noiosissimo. Tanto noi qualcosa da dire ce l'abbiamo sempre. In primis voglio fare due chiacchiere con voi riguardo a tutto quello che si sta dicendo, non dicendo, ipotizzando e supponendo intorno a Binance. Vedo tanto panico, troppo panico, sinceramente. Ho già fatto un po' chiarezza su quello che è il mio pensiero stamattina su Telegram e su Facebook, ma lo ripeterò molto volentieri e vi chiederò anche a voi la vostra opinione, ovviamente, perché io ho la mia, magari qualcun altro ne ha una diversa. Poi, che altro? Vi ho preparato giusto quelle due o tre notizie interessanti che qualcuna c'è, oggi insomma c'è qualcosa da dire, ecco, e poi parliamo come al solito di qualche nuovo farm e pool. Ormai quando non so cosa dirvi, vi faccio vedere qualche nuova piattaforma DeFi o nuovo pool per l'appunto, perché ultimamente quelli non annoiano, eh? Se si sta un attimino sul pezzo, si riesce a trovare ancora opportunità interessanti e quindi anche oggi non mancheremo di porle ai vostri occhi. Come al solito, poi spero che voi abbiate un sacco di domande da farmi perché voglio dedicarvi il tempo che meritate, quindi mi raccomando, non siate timidi. E infine diamo uno sguardo ai grafici. Bitcoin è noiosissimo, ve l'ho detto, non sta praticamente facendo nulla, si può dire, perché continua a fare range nel range nel range, e però in compenso alcune altcoin spingono. Al di là di Axie, di cui ormai abbiamo parlato anche troppo, no, del settore gaming, di tutto ciò che ne riguarda. A proposito, qualcuno di voi mi ha proposto di fare un video sul tema. Non lo so, quasi quasi potrebbe essere un'idea carina. Quindi i progetti più interessanti del settore, le coin più interessanti, possibili sviluppi, ne sto tenendo conto. Poi di altre altcoin che stanno spingendo, abbiamo, guardate un po' chi c'è, il nostro Luna. Domani, a tal proposito, mi raccomando, vi voglio carichissimi perché arriva il Pippozzo su Terra e Luna. Vi gaserà, sono sicuro, vi gaserà tantissimo. E poi avevo visto anche qualche altra blockchain alternativa pompare, forse One, qualcuno di voi me l'ha fatto notare giusto poco fa, tac. One che ha pompato, non so per quale motivo. Tra l'altro, oggi una delle cose che vi volevo mostrare è proprio SushiSwap su One, su Harmony, e basta, niente di particolare per il resto. Vabbè, comunque di questo ne parliamo verso la fine, quando andiamo per l'appunto a vedere i grafici. Adesso facciamo una cosa alla volta, non facciamo troppa confusione, quindi torniamo sul nostro noiosissimo Bitcoin e iniziamo subito con le notizie più interessanti di questi giorni. Per chi mi sta guardando su YouTube, parlo con te che vieni dal futuro. Mi raccomando, se vuoi partecipare a queste live e vuoi quindi fare domande e fare la tua parte, ecco, per decidere il topic di questi video, lunedì, mercoledì e venerdì 18:30, più o meno all'incirca, su Twitch. Quindi non sono qui su YouTube, sono su Twitch. Lo ripeto perché me lo chiedete spesso anche nei commenti. Lasciatemi un like che mi gasate e basta. Adesso basta. Fine della scillata. Allora, la prima notizia, un'altra partnership da parte di Crypto.com. Crypto.com e FTX ultimamente stanno stringendo partnership con chiunque, stavolta con la UFC, molto interessante questo, soprattutto perché è il primo brand crypto a sponsorizzare la UFC. Ok, ci sta, ma sarà una sponsorizzazione abbastanza importante perché il brand Crypto.com sarà sull'official fight kit. Partner, stavo per leggere anche partner, in realtà non c'entra, che in realtà è proprio quel kit che viene dato ai lottatori nel momento poi in cui entrano all'interno del ring e quindi ha una visibilità notevole. E inoltre sarà apposto il logo di Crypto.com in diverse occasioni, appunto nei tornei UFC e comunque appunto in diversi incontri. E che dire, visibilità in più per il mondo cripto non può che essere un bene da quel punto di vista lì. CRO non sembra che stia particolarmente
seguendo un trend dato da queste partnership, ma vi dico la verità, cioè se da un lato è positivo il vedere queste partnership, sponsorizzazioni, perché danno visibilità alla piattaforma e al mondo cripto, dall'altro comunque ci sta che sul valore in sé di CRO non vadano a impattare più di tanto. Su CRO ci sono tutta un'altra serie di fondamentali di grande valore, ma quello alla fine è marketing, che è sempre stata una colonna portante di Crypto.com e sono sicuro che non deluderà a riguardo. Poi, seconda notizia da parte di Visa. Hanno fatto un po' di analisi internamente, sapete che Visa è partner con tantissime piattaforme che permettono tramite appunto una carta Visa di spendere cripto, cambiare cripto in euro e spendere euro, oppure spendere euro appunto direttamente bonificati o versati e ottenere un cashback sotto forma di cripto, tutte queste bellissime cose che tutti noi usiamo. Per dirne due, appunto Crypto.com, Binance Card, BlockFi, che adesso ha iniziato a erogare la sua carta di credito col cashback in Bitcoin solo negli Stati Uniti, purtroppo, e insomma tante tante altre. Sapete che recentemente Visa ha anche introdotto la possibilità di fare il settlement delle transazioni direttamente in stablecoin, quindi senza neanche più fare questo passaggio. È sicuramente pionieristico dal punto di vista di Visa e quindi si è detto, ma c'è un senso dietro a tutto questo oppure no? Hanno fatto un'analisi e hanno visto che nella prima metà del 2021 ci sono stati 1 miliardo di transazioni, di dollari di transazioni tramite questi passaggi, grazie appunto a questi provider. Quindi oserei dire assolutamente sì. Visa inoltre ha detto che le criptovalute hanno la potenzialità, decidiamoci, di impattare in maniera disruptive, rivoluzionaria, sul mercato della spesa elettronica, delle e-money, come si suol dire, che è un mercato di 18 trilioni, quindi non proprio due bricioline, noi lo sapevamo già, se ne sono resi conto anche loro, ma è bene perché più si parla di queste cose e meglio è. Visa, d'altronde, ha anche detto che non ha intenzione di detenere cripto per adesso, perché loro dicono che nei loro balance sheet, quindi negli asset aziendali, in sostanza, detengono soltanto un paniere di valute, che sono quelle che utilizzano poi per i loro servizi, oppure che utilizzano per pagare le persone, e dicono che al momento non hanno intenzione di includere Bitcoin. Prima o poi sono sicuro che lo faranno, io ve lo dico. Poi, notizia importante questa, quella dell'IP 1559, di Binance ne parliamo tra poco, non spingete. IP 1559, l'hard fork London di Ethereum, quindi cos'è, cosa vuol dire? Lo sappiamo già più o meno tutti, immagino, ma è il prossimo aggiornamento importante di Ethereum che includerà tra le varie cose il cambio della logica delle gas fee, con il quale non ci sarà più un'asta a rialzo infinita, o meglio ci sarà comunque, ma con un parametro di base imposto per tutti, quindi ci sarà meno speculazione in sostanza da parte dei miner finalizzata ad alzare le fee, perché molti lo fanno, molti miner l'hanno fatto. E inoltre l'upgrade più importante sarà il fatto che parte delle gas fee non finiranno più in tasca ai miner, ma verranno bruciati, distrutti, rendendo Ethereum deflattivo. Notizia veramente importante soprattutto per gli holder. Che succede? È stata fissata una data, apparentemente, perché dico apparentemente perché a meno di imprevisti è così, e è nel blocco 12.965.000, equivalente al 4 agosto prossimo. È vero, doveva essere a luglio, però vabbè, va bene lo stesso, non preoccupiamoci di queste cose, non stiamo a dibattere su queste cose, perché di fatto l'importante è farlo senza posticiparlo all'infinito, ma non è stato il caso. Sarà veramente un upgrade assolutamente rivoluzionario per la tokenomics di Ethereum, di cui si è sempre criticato l'essere senza massima supply, iperdiluito, troppi Ethereum sul mercato. Adesso iniziamo a bruciarne un po', male non fa. Poi,
Che altro abbiamo? N26, la banca, una banca fintech molto, immagino conoscerete già tutti, molto all'avanguardia, vuole includere tra i suoi servizi alla Revolut, spero non alla Revolut, perché Revolut ha dei prodotti sintetici, non delle vere cripto, ma vuole introdurre per l'appunto la possibilità di comprare e vendere cripto direttamente dalla loro piattaforma, dalla loro app. Molto bene, perché è più esposizione per le cripto stesse. Se vi ricordate, i primi, si parla tanto di Revolut, PayPal, ma i primi sia stati noi con Hype, vi ricordate? Quando era? 2 anni fa forse, non ricordo neanche più. Però dai, prendiamoci un po' di merito ogni tanto. E infine, momento farming, poi arrivo a voi, giuro. Momento farming, allora, su Beefy Finance ci sono due pool abbastanza interessanti. Allora, il primo è questo, WBTC, RemBTC, e il secondo è il Tricrypto solito di Curve. Allora, sono boostati, cosa vuol dire? Innanzitutto mi piacerebbe che si compilassero i campi. Beh, forza, forza, bravissimo. Allora, cosa vuol dire il boost? Facciamo l'esempio con Tricrypto, perché qui si vede promossa da Boneswap, e allora viene da dire, oddio, cosa, non è che devo utilizzare Boneswap, che ci voglio stare bene alla larga? No, perché in realtà io su Curve vado a prendere l'LP token di Tricrypto, in sostanza, poi vado a dare l'LP token su Beefy Finance, e basta, lo metto in staking e inizio a farmi l'auto compounding, sapete come funziona. Il boost significa che parte del guadagno lo ottengo nel token Bone, che sì, è quello di Boneswap, ma io ho il token, non è che sono esposto all'exchange stesso, ok? Quindi cosa faccio? Il token lo vado a dumpare periodicamente, perché di certo non vorrò mai detenere il token Bone, a meno che io non sia un folle psicopatico, e intanto ho un APY assolutamente godibile, ok? Si aggiunge un livello di rischio in più, perché è vero, rispetto che usare solo Curve, usare Beefy Finance ha un livello di rischio maggiore, motivo per cui, se vi ricordate, ieri, nel video che ho fatto della collezione primavera-estate dei pool, migliori pool e farm, non ho citato l'aggregatore Beefy Finance proprio perché il livello di rischio è un pelo più alto. Ho citato Adamant tra i vari perché da un APY ancora maggiore. Allora, se proprio vogliamo fare le cose in grande, aumentando un po' il rischio, facciamole bene. Però era un video dedicato, focused sul basso rischio. Comunque, ritornando a noi, ripeto, deposito il token LP su Beefy Finance, metto in staking e inizio a racimolare ricompensa in parte nel token, nell'auto compounding, quindi solito di Beefy, e in parte in Bone, che prontamente damperò, vero? Poi stessa cosa per il pool WBTC e RemBTC, sempre arriva da Curve, LP, staking su Beefy Finance, e in questo caso è promossa da Polypoop, quindi immagino che mi beccherò il token Poop, o no? Vediamo, cos'è Polypoop Bone? No, in realtà... È un token LP questo, mi viene dato un token LP, Mu Polypoop Bone. Bene, devo capire bene a che pool fa riferimento, ma tanto termina tra 2 giorni, mentre quello il Tricrypto termina tra 1 settimana, è iniziato oggi, hanno durata limitata quelli boost, ok? E questo è quanto. Infine, me l'avete segnalato voi questo, SushiSwap, ha la sua parte su Harmony One, ok, questa Harmony, colleghiamoci al network, tac, dove ci sono dei farm, uno dei quali è interessante secondo me, perché gli altri hanno sempre dentro One, e io personalmente non ho intenzione di holdarlo, magari qualcuno sì, se volete holdare One sicuramente ci sono degli APY galattici stellari. Oddio, volendo si può anche andare a farmare qui dentro e shortare One. Ci sono da qualche parte dei futures? Secondo me sì. Forse su Binance, andiamo a vedere. Scusate, penso a voce alta, ma penso che possa essere utile come cosa. Andiamo a vedere. Tac. Però a questo punto ti raddoppia il costo di capitale, perché devi One USDT perpetual solo, ma no, lasciamo stare perché non ne vale la pena, mentre ne vale la pena, può valer la pena per la coppia USDT USDC,
ovvero copia di stablecoin, zero in permanent loss, nessuna menata e eccetera eccetera eccetera. Poi c'è questo BSC BUSD BUSD che devo ancora capire bene che cosa significa, cioè BSC BUSD non ho ben capito di che cosa si tratta, cioè se è una versione wrappata in qualche modo di BUSD oppure che cosa sia, ok? Perché non lo so. E comunque anche qua c'è un 40%. Se si tratta di un pool stable stable, potrebbe essere assolutamente ottimo. Infatti, non a caso sono quei pool che hanno il TVL maggiore. Se proprio, ecco, si vuole dar liquidità a un pool contenente One, secondo me il migliore è questo BTC One, perché comunque la volatilità. Parlo di impermanent loss, no? La volatilità di One rispetto a BTC è sicuramente minore di One rispetto a USDC, perché c'è un pelo di correlazione. E quindi, anche visto l'APY, che questo sì è di tutto rispetto, però espone alla volatilità di One, c'è sempre questa cosa da tenere in considerazione. Niente, e ecco, vi anticipo magari una domanda. Il bridge tra, ecco, Harmony e Ethereum esiste, bridge.harmony.one, .harmony.one, e vedete che si può bridgeare da Binance Smart Chain e da Ethereum verso Harmony, molto molto semplice, veramente autoesplicativo, non vi sto neanche a dire si fa così, si va così, perché è veramente autoesplicativo, ripeto. E questo è quanto. Quindi le notizie di oggi erano principalmente queste, spero che vi siano state utili, e infine c'è il discorso Binance, ok? Allora, Binance, cosa è successo? Cosa non succede? C'è da spaventarsi? Non c'è da spaventarsi? Allora, io vi dico la verità, come la penso io. Secondo me non c'è da avere particolare timore. Perché? Cos'è successo innanzitutto? Allora, ci sono un po' di indagini, no? Da parte di alcuni regolatori finanziari di diversi paesi. Voi pensate comunque a questo fatto. Binance è un business che muove quanti miliardi? Non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Forse questo è uno dei punti salienti. No, scherzi a parte, comunque è un business che se dovesse uscire fuori esattamente il loro utile, l'utile prodotto, cioè farebbe impallidire, io credo, il 95% delle aziende più grandi dell'S&P 500, ok? Quindi partiamo da questo presupposto. Uniamoci il fatto che operano nel business delle cripto, che è un business non regolamentato nell'80% del mondo, più o meno, e quindi da lì si capisce, no, perché è sotto la lente d'ingrandimento dei regolatori. Ci sta, è una cosa sacrosanta, cioè il loro lavoro è proprio osservare queste situazioni e cercare di farle sviluppare nella maniera corretta. Quindi questa è una cosa. La seconda è che loro, per utilizzare dei servizi di onboarding di valuta fiat, quindi deposito euro, prelievo euro, eccetera, si appoggiano per forza di cose a dei provider di servizi bancari, a delle banche. Le banche con la compliance, guai a sbagliare una virgola, e quindi appena c'è qualcosina che non gli ispira al 200%, allora dicono no, no, aspetta, io no, non voglio aver niente a che fare. Stop ai depositi in euro, lì quello che è successo, ma non è che c'è da spaventarsi, semplicemente Binance troverà un altro provider che, se non sbaglio, quello che aveva adesso era proprio in UK, c'era, se non erro, c'era il Liban che iniziava con GB. Correggetemi se sbaglio, è da una vita che non faccio un bonifico su Binance, ma mi pare che appunto sia su basato UK. In UK sapete c'è l'FCA che è particolarmente aggressiva con le regolamentazioni e quindi ha imposto un attimino uno stop. Ma quello che sta succedendo non è che bisogna vederlo come il fatto che adesso Binance è a rischio, bisogna prelevare tutto o chissà che cosa. È semplicemente un'evoluzione naturale delle cose. Cioè, immaginatevi creare un'azienda come Binance in un business non regolamentato, perché Binance è nata 4 anni fa, ha fatto il compleanno proprio in questo periodo, e evolversi e crescere così tanto. Cioè, come si fa a rimanere
esattamente sul pezzo con tutti i regolatori di tutto il mondo. Provateci se ci riuscite. Cioè, in poco tempo, con una crescita esponenziale del genere, è normale che uno si muove come meglio può, no? Questa sua sede decentralizzata, tra tante virgolette, è fatta apposta per essere agile da questo punto di vista, no? Se uno Stato va a creare una regolamentazione, Binance si adeguerà. Guardate cosa è successo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che sono tra i più rompiscatole su ste cose, avevano fatto esattamente la stessa cosa, mi pare l'anno scorso, se non ricordo male. Hanno detto basta, Binance.com non si usa più negli Stati Uniti. Cosa hanno fatto quelli di Binance? Hanno detto basta, stop ai servizi negli Stati Uniti, lanciamo Binance.us. E cos'è successo? 3 mesi dopo hanno lanciato Binance.us compliante con le loro normative. C'è già pronto Binance.uk che verrà lanciato allo stesso modo, sarà questione di mesi anche lì, perché di sicuro CZ non è che ha voglia di lasciare i suoi clienti ad altri, e quindi fidatevi che sarà sul pezzissimo. Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa di solito è meno rompiscatole da questo punto di vista, non è che stoppa, banna, chiude, e quindi per adesso non credo che ci sia il rischio che possa succedere una cosa del genere. E se dovesse succedere, non è che da un giorno all'altro ti svegli e non hai più i fondi su Binance, ti dirà bene, siamo a luglio, il 31 dicembre si sospendono i servizi in Europa, quindi fatti trovare pronto, preleva tutto e lanceremo Binance.eu. Ma bisogna veramente stare tranquilli, perché non c'è, secondo me non c'è motivo di allarmarsi ora come ora. Poi vedremo come evolvono le cose e seguiremo. Il discorso dei bonifici SEPA è niente, nel senso, o si fa una, per versare euro si utilizza The Rock Trading, che è una o Young Platform, o una piattaforma italiana, che è una cosa che io tendenzialmente preferisco a prescindere, proprio perché i bonifici li si fa in Italia ed è meglio così, secondo me, da un punto di vista di trasparenza personale. Oppure si può utilizzare la carta, se non erro, e quindi tutto lì. Cioè, hanno anche azzerato le fee di acquisto con la carta, quindi se proprio si vuole comprare in euro su Binance c'è quella possibilità lì. Io a sto punto vi faccio anche una, io la mia ipotesi, opinione ve l'ho detta, io non sono assolutamente preoccupato, continuo a usare Binance come ho sempre fatto e ho assoluta fiducia nella loro risoluzione della situazione per il meglio. Anche CZ ha pubblicato una lettera dove l'ha detto e ha spiegato che comunque è super collaborativo su questo. Io vi do una, adesso vi do la parola a voi, nel senso, cosa ne pensate? Cioè, come la vedete voi questa situazione di Binance? Ditemelo sia nella chat che nei commenti, voi posteri di YouTube. E adesso vi leggo Fans are safe, come scrive giustamente qualcuno. Allora, io parto da l'alto, non mi vogliete male, perché poi vi recupero comunque. Qua ci stanno i veri cripto investitori, esatto, coloro che non mollano mai neanche in bear market. Non avete idea di quanto mi gasate vedere che comunque siete qui anche il 7 di luglio a vedere un grafico fermo di Bitcoin. Bravi, così si fa, così si fa. Poi, abbonato al canale, grazie, ma grazie a te, grazie mille a te e grazie a tutti coloro che si abbonano con Amazon Prime, lo potete fare gratuitamente. Vi farò un piccolo tutorialino, qualcuno me l'ha chiesto, non lo carico su YouTube, dai, se no mi insultate, però magari ve lo condivido su Telegram o altrove. Allora, poi, dove siamo? Eccoci qua. Io ti guardo dal futuro, adesso direi quindi. Grandissimi, vedete quanto vale Bitcoin nel futuro? Di qualcuno che arriva dal 2022, dai, saltate fuori, ditemi un po' il prezzo di Bitcoin così so se aprire lo short di copertura oppure no. Poi, ho partecipato a un ICO su CoinList, Centrifuge Token, ora per ricevere, è quello, non è una roba su Kusama, anche su Polkadot anche quella? Ora per riceverli mi danno l'opzione di farmeli accreditare su un Polkadot Wallet, esatto, creandone uno di Centrifuge. Come diamine si fa? Che allora, non è proprio una cosa da spiegare in due parole, di sicuro un tutorial lo trovi, altrimenti come potremmo fare? Ma ti direi di andare a chiedere su Discord, dove ci si aiuta un po' di più. Sono stato un po' latitante su Discord, ma ritornerò.
Ciao Luca, mi daresti la tua opinione su Errond? Errond me la devo studiare. Dopo Terra magari studiamo quella, dai, vediamo. Mana pompa alla grande da qualche giorno, ma perché con la FOMO di Axie Infinity sta pompando tutto il settore metaversi, gaming e robe simili. Guardate anche Engine cosa sta combinando. Dov'è? Tac, più 14%. Pam, c'è una FOMO allucinante. Andiamo a vedere su IndexCoop l'indice Metaverse Index, vediamo. Allora, Products, Metaverse Index, eccolo qua. Guardate che roba, 22%, tac. Perché qui cosa c'è dentro che ha pompato? Guardate, è pazzesco, cioè la correlazione. Vi rendete conto di che assurdità? Mana più 20%, Axie più 37%, Engine più 18%, Sand più 34%, cioè... Non so veramente cosa dire, è incredibile, è allucinante come i settori, cioè anche all'interno delle cripto, si stanno creando dei veri e propri settori che si trainano tutti insieme, cioè ne pompa una, in questo caso Axie è stata un po' quella dominante, e bam, tutti seguono a ruota, ma... Da quanto tempo è che ne parliamo di questa cosa? È così, è così. Il gaming spinge, spinge un sacco. Allora, ritorniamo sul nostro... Bitcoin ed eccoci qua. Puoi alzare un po' il tuo volume? Qua sta grandinando e non riesco a sentirsi. Ma dove ti trovi? Dove ti stai trovando? Money Rain per Crypto.com sta sponsorizzando mezzo mondo sportivo. Sì, è vero, sta sponsorizzando chiunque, Formula 1, UFC, non lo so. Tra un po' lo vedremo. C'era mica uno sponsor che si millantava anche nel calcio al posto di Pirelli. Vuoi vedere che adesso bam, Crypto.com. Poi. Luca, consigli ancora Prime XBT o per qualche trading intraday tranquillo o secondo te c'è di meglio adesso? Ma guarda, io utilizzo sempre quello perché a fee basse non c'è il funding, ovviamente per l'intraday, perché se si tratta di trade da tenere aperti non conviene più perché poi c'è l'overnight. Altrimenti Binance Futures è la seconda scelta, direi, estremamente liquido, basse fee anche lui. Binance Futures, Bybit, FTX, un po' i soliti, insomma. E poi. Qua c'era qualche risposta, domanda e risposta, vabbè. Kusama e DOT saranno interoperabili? Cosa c'entrano l'una con l'altra? Ma Kusama in teoria è una cosa e Polkadot è un'altra. Non credo che ci sia prevista interoperabilità tra le due, anche perché hanno delle regole leggermente diverse per quanto riguarda la governance e la sicurezza interna, quindi penso di no. Tuttavia non sono un esperto, perché comunque entrambe sono costruite con sul fulcro dell'interoperabilità, ma non credo tra loro, sinceramente. E poi CRO fa cagare. Esatto, in Formula 1 avevano tappezzato tutto il circuito. Sì, è vero, era ovunque, c'erano sugli striscioni in alto, sugli spalti, per terra, tra un po', non lo so, ovunque, dappertutto. E Binance è assicurata sugli attacchi? Oddio, di che tipo? Di che tipo di attacchi? Hanno un fondo di assicurativo loro, si chiama tipo Safe Fund, una roba del genere, per gli hack. Poi, ciao Luca, come sempre un grande grazie a te, il minimo che posso fare, grazie davvero, mi fa piacere, davvero piacere. Ho una domanda, posso investire sulle varie CeFi e DeFi direttamente dai conti della mia società? Avrei intenzione di creare un'immobilizzazione finanziaria su cripto, anche con la mia società e non solo a livello personale, per rafforzare il patrimonio sul lungo periodo. Ma non so se ci sia un modo di mettere a bilancio i crypto asset. Tu come fai? Guarda, è possibile. Che chiedi bene al commercialista, perché ci sono alcuni punti un attimino difficoltosi. Attenzione però, perché se ci sono delle fluttuazioni importanti, sai che poi alla fine a bilancio si mette inizio anno e fine anno. Quindi con Bitcoin, che ha un ritmo tutto suo, è un po' un casino. Per quanto riguarda la DeFi, guarda, secondo me va in un terreno totalmente inesplorato e insomma c'è da devi trovare il modo, appunto col commercialista, di andarlo a contabilizzare. Ovviamente non c'è una regola. E per quanto riguarda la CeFi, invece molte CeFi offrono l'onboarding corporate, quindi è possibile, non tutte, ma molte sì. E quelle ovviamente ti danno loro tutti i prospetti necessari.
Ciao Luke, vorrei fare una considerazione. Giustamente, più un supporto viene testato e più si logora, ma per la mia esperienza limitata di trading, neanche 3 anni, che comunque è già buona, penso pure che quando su un supporto pluritestato si generano ripetutamente domanda, volumi e un buon rimbalzo, questo dimostra solidità al mercato e si rafforza. Sono d'accordo. Cosa ne pensi? Grazie infinite. Guarda, sono d'accordo con te. In particolare, sai cosa? La reazione con un supporto. Perché un supporto testato tante volte, tipo questo, per dirne uno, in base a quello che domande e offerta fanno vedere, dà dei segnali diversi. Cioè, in particolare, mi spiego meglio. Un supporto che si testa una volta, 2 volte, 3 volte e c'è sempre domanda che lo fa rimbalzare allo stesso modo è una cosa. Testato una volta, la seconda magari rimbalziamo meno, la terza rimbalziamo ancora meno, oppure testato una volta c'è una shadow lunga e il rimbalzo, passatemi la grafica atroce, secondo test shadow un po' più breve, rimbalzo un po' più debole, terzo test shadow pressoché inesistente, rimbalzo debolissimo, sono 3 cose diverse, ok? Perché, ad esempio, in questo caso, che è anche un po' quello che è accaduto qui, se ci fate caso, abbiamo domanda alta, domanda media, domanda più bassa, perché abbiamo la shadow lunga che fa capire che all'inizio abbiamo un rimbalzo molto partecipato, la shadow più breve che fa capire che insomma c'è meno domanda da queste parti e soprattutto un rimbalzo che poi si esaurisce in un lower high. Ecco, sono queste un po' le cose. Se invece un rimbalzo, il secondo rimbalzo è ancora più forte, quindi magari fa un higher high, una shadow molto lunga, candela engulfing bullish, volumi sostenuti, tutte queste cose che fanno capire che c'è domanda, chiaramente appunto mi fa capire che c'è domanda e quindi il supporto paradossalmente si va a rafforzare, si logora se abbiamo tanti rimbalzi sempre più deboli che ci fanno capire che noi rimbalziamo e mangiamo la liquidità, però non si genera domanda che va a sostenere il prezzo e quindi al rimbalzo successivo ci si aspetta ancora meno domanda proprio perché non c'è stata direzionalità sulla reazione col supporto stesso. Io la vedo un po' in questo modo, quindi ogni price action sui supporti è da studiare a sé in base a quello che domande offerte vanno un po' a dire. Poi stabili tra 600 e 700 spettatori, che ne pensi di questa lateralizzazione? Pampiamo con qualche milione di cinesi, dai, invitate tutti, andate a spammare ovunque e andiamo a fare un bel breakout, arriviamo fino a 800, dai, vi sfido. Sushi Swap ha fatto pompare Harmony One, ma è da un po' che c'è, no? Non è una novità di oggi. No, non credo. Ciao Luca, scusa se faccio un OT, non ti preoccupare, io sono nuovo, ho visto solo qualche tuo video a random. Se volessi seguire i tuoi video, quelli per imparare a fare trading, si possono intendere ancora validi? Ho visto che hanno più di 3 anni e mi è stato riferito che molte cose sono cambiate. Guarda, per quanto riguarda quelli di analisi tecnica sugli indicatori sono sempre validi. Per quanto riguarda magari quelli dedicati alle coin, alle situazioni, alle analisi di mercato, ovviamente sono obsoleti. Mentre il discorso della, come si chiama? Trading consapevole, il prodotto di punta del mio canale, me lo dimenticavo, quello è assolutamente un evergreen, ti consiglio di partire da lì magari. No, Harmony ha pompato per la collaborazione con Terra e vedete che io poi sono fuori dal mondo. Cosa fanno con Terra? Terra, tra l'altro, a me gasava tantissimo il fatto che su Anchor e sul bonding in generale, oltre a Luna, vogliono implementare nuovi collaterali, Ethereum, Solana e Polkadot, cioè sono gasatissimo di sta cosa. Poi, Shiba Swap, che ne pensi? Allora, penso che, l'ho visto, ci ho dato un'occhiata, è un po' incasinato al momento, ma ho visto che ci sono un po' di difetti negli smart contract, ho letto, quindi usare con estrema cautela, ci sono i PY spropositatamente alti, io non lo tocco, vi dico la verità, perché non ho avuto tempo di studiarmelo bene, però attenzione perché ho letto che ci sono un po' di problemi sugli smart contract, quindi andateci coi piedi di piombo, non niente APIN. Dove siamo finiti? Peccato che su Twitch non si può più rispondere ai commenti, ma sì, si può, mi sembra. Se si fa, c'è la freccina sulla destra che c'è scritto clicca per rispondere. Poi, abbonamento numero 2, complimenti, fai un lavoro fantastico, ti ringrazio tantissimo, grazie davvero.
Allora, non riesco a trovare dei bridge che trasferiscano WBTC, come tante altre coin, su Polygon, avendoli nel wallet di Binance. Secondo te potrei scambiarli in stable, inviarli su rete Polygon e ricomprarli su vari DEX? È una buona mossa? Ma sì, io di solito faccio così. Io di solito tiro via tutto in Matic e poi faccio i cambi direttamente sui DEX. Sì, è vero, ci smeni un po' in fee, perché hai le fee di conversione. Però secondo me è il male minore. Che effetto avrà Shiba Swap sul token? Ragazzi, Shiba, che c'è da dire? Cioè, non lo so, probabilmente pomperà un po', magari, ma cioè Shiba io non è un investimento, per quanto mi anche se c'è Shiba Swap, che alla fine è un fork modificato degli altri DEX, cioè non è da vedere come un lavoro mistico. Hanno implementato delle tokenomics a mille strati con Bone, mica Bone, avevo visto un casino atroce, ma di fatto è un DEX forcato e modificato male, evidentemente, quindi mi raccomando, non sopravvalutatelo. Poi, dove siamo finiti? Lascio una domanda nel mio giorno di festa, poi ti recupero come sempre su YouTube. Iscrivetevi con Amazon Prime. Puoi spiegare per sommi capi qual è il modo più efficiente per spostare le cripto da Binance ai vari portafogli? Allora, prelevandole in una coin come Litecoin o Stellar di solito, e però attenzione, no, lì è per spostarla ad altri exchange, perché se poi la vuoi ricambiare in Bitcoin, altrimenti se tu la vuoi semplicemente detenere, purtroppo l'unica è il prelievo. Puoi optare per delle chain differenti, ad esempio Bitcoin, prelevarlo su BSC, però poi lo devi detenere su un wallet BSC sotto forma di BTCB. E quindi, che dire, è un po', c'è questa scelta, cioè scegliere un'altra chain oppure rimanere sulla chain e pagare un po' più di fee? Questa è un po' la domanda da fare. Volevo segnalare che Binance non mi fa depositare nemmeno con carta, ne ho provate 4, hanno abbassato le fee a 0 ma comunque non va. Oddio, non lo sapevo. Se qualcun altro ha provato, ha riscontri, perché io non ho provato, è da una vita che non deposito, e non lo so, diteci un po' voi. E poi hai già parlato della situazione Binance? Oh yes, assolutamente. Quando riposterò su YouTube lo ritroverete tutto. Luca guarda gli APR di SushiSwap su Harmony, ci abbiamo già guardato. Eh sì. Scusate. Allora, che cosa sono i BET? Allora, i BET sono una versione liquida degli Ethereum in staking su Ethereum 2.0 che dà Binance, ok? In sostanza, se si metteva in staking Ethereum 2.0 su Binance, vi venivano dati un controvalore equivalente di BET. Si possono anche acquistare direttamente su Binance e tra l'altro BET adesso non è proprio a 1, è a 0,096. Quindi in sostanza è come un cash and carry al contrario, cioè se uno vuole andare long su Ethereum con una posizione a lungo termine e compra BET, lo compra col 4% di sconto perché è a 0,96 Ether e inoltre continua ad accumulare rendita passiva su BET, ok? Quindi è come dire un future long a scadenza Ethereum 2.0, perché poi ci sarà la possibilità di riconvertirli in Ethereum, da detenere, vincolato, cioè da far maturare. Quindi per chi vuole aprire una posizione long term su Ethereum è una cosa carina, ecco. E c'era anche un'altra cosa che riguarda Ethereum, non so se dirvelo o no perché è un po' complicata, ma sì, ve la dico, dai. Ho scoperto nelle mie folli esplorazioni Lido Finance, che in sostanza è un metodo per mettere in staking asset liquidi. Cosa vuol dire? In sostanza Ethereum 2.0, facciamo un esempio, è possibile mettere in staking Ether qua sopra su Lido e si ottengono ST e TH, che è un po' come BET per capirci, in 1 a 1, ok? Vedete, un ETH uguale 1 ST e TH. Poi questi ST e TH è possibile andarli a mettere a rendita su Curve. Se voi andate a vedere su Curve, in particolare su quello su Ethereum, ok, io ovviamente non sono su Ethereum, sono su Harmony, tac, ormai ho talmente tanti network che MetaMask è lungo così. Allora, Seal Pools,
Questo è Ethereum, STETH. Abbiamo un 3% più 5% in token LDO, così giusto per, e una nullità in CRV. Il che vuol dire che io vado a mettere, allora, ETH diventano STETH e iniziano a ottenere il 5% di APY, 5.3 di APR, scusate, per lo staking di Ethereum 2.0. Rendita numero 1. STETH lo metto in nel pool di Curve, il pool STETH, e a sua volta mi ottiene l'8% di APY, ok? Quindi si combinano, è una cosa carina. È su Ethereum, quindi è costosino, però vabbè, ve lo volevo soltanto dire, e non è solo qui. Perché, se non erro, c'è anche su Yearn, senza stare a fare tutti i Lido, CRV, tutte le ricompense diverse, su Yearn c'è direttamente appunto che attinge a Curve, c'è CRV STETH da qualche... eccolo qua, che dà un 5,57, ok? Con l'auto-compounding, quindi non c'è neanche da farsi appunto lo sbattimento di fare gli harvest vari. Niente, ve lo volevo solo dire, è una piccola chicca, un po' da pro, però così. Se vi interessa lo sapete. Poi andiamo avanti. Dunque, dove siamo? Per avere la carta di credito verde di crypto.com con stake sono necessari l'equivalente in CRO di 3.500 euro. Mettendo questi in stake per 180 giorni ci si espone però alla fluttuazione di questa coin. Ho letto che non è possibile fare hedging vendendo short a margine. Confermi? C'è un altro modo per coprirsi? Allora, se non ricordo male, FTX aveva aggiunto CRO, vediamo se c'era anche... c'è il perpetual, che non è il massimo per coprirsi, non è assolutamente il massimo, no, direi di no. Ci vorrebbe un future su CRO a scadenza, perché il perpetual poi ti va a far spendere in funding, in continuazione. A proposito, avete visto il listing di Solrise Finance, SLRS? Quanto ha fatto dall'ICO stavolta? Beh, giorno 1 totalmente senza senso. Non mi ricordo quant'era il prezzo di ICO, forse 10 centesimi, non ricordo, vabbè. Comunque, niente off topic, continuiamo. Allora, prima live, ne approfitto per una domanda. Le option di Binance vanno calcolate come le opzioni normali? Allora, le opzioni di Binance, secondo me, è meglio evitarle. Ve lo dico da fan di Binance, ve lo dico così. È meglio andarle a tradare, a scambiare su Deribit, che è molto molto meglio per le opzioni. E sono da vedere così come le vedi, nel senso, un'opzione chiaramente ha come sottostante un Bitcoin e poi hanno il loro strike price, il loro prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa intendi per prodotti sintetici quando parli di Revolut sulle cripto? Che tu compri e vendi cripto, ma non è che poi ce le hai lì fisicamente o esiste una controparte fisica, è solo un prodotto sintetico che ne mima il prezzo. Tutto lì. Benissimo. Conosci Oasis Network? Cosa ne pensi del progetto? No. Non lo conosco. Perché non si possono fare più bonifici SEPA su Binance? Ne ho parlato prima. Andare a vedere la differita. Domanda su Bifi. Non riesco a capire quale token bisogna collateralizzare. Puoi spiegarci come fare? Allora, su Bifi funziona in questo modo. Facciamo un esempio pratico. Tac. Adesso devo ricambiare chain. Tanto per cambiare, bevo anche un po' d'acqua. Non ce la faccio più. Tutti questi switch. Torniamo su Polygon. Eccolo. Allora, Polygon. Facciamo un esempio concreto. Allora, Tricrypto. Cosa c'è da fare? Il pool è su Curve. Quindi la prima cosa che devi fare è andare su Curve. Su Curve di Polygon, scusa. Polygon Curve. Eccolo. Nel pool Tricrypto, questo qua, tac. Andare a fare deposit. Andare a depositare una di queste coin che fanno parte del pool Tricrypto. Attenzione, ti stai esponendo a Ethereum, Bitcoin e Stable, 33% l'una. Una volta che tu depositi qua dentro, ti danno il token LP, che non mi ricordo come si chiama, ok? E forse c'è scritto qua sotto... no, non c'è scritto, come non detto. E
questo token LP, che adesso ce l'hai nel wallet, torni su Bifi, anziché metterlo in staking su Curve, perché puoi metterlo in staking anche su Curve, torni su Bifi, apri qua e puoi metterci dentro, vedi, il token CRV USDT BTC ETH, ecco come si chiama. Lo metti dentro, lo metti in staking e hai terminato, ok? Questo è quanto, tutto lì. C'è da fare lo step su Curve, non si fa tutto direttamente su Bifi. Meglio poop che poop, benissimo. E allora sto imparando molto qua, sto cercando un po' di domande. Il mio portafoglio l'ho distribuito così: 70% Bitcoin, 20 Ethereum, 5 Matic e 5 Gambling. Come ti sembra? Grazie ancora, un abbraccio e forza azzurri. Se tu ieri eri in Spagna, secondo me c'era una situazione un po' infuocata, e ieri infatti qui ieri ero nella tana del lupo. Grande, guarda, il tuo portafoglio mi sembra ottimo, cioè 70-20 Bitcoin Ethereum, ci sta tutto, 5% Matic, che insomma è un altcoin assolutamente rispettabile, e 5% Gambling, che poi sarei curioso di sapere come l'hai diviso, se in DeFi Gambling o in coin strane esotiche, però ha senso, ha assolutamente senso. Amici miei, io adesso vado a vedere due grafici, se non vi dispiace, ok? Cosa ne dite? Allora, partiamo con Bitcoin, che ve l'ho detto, non c'è nulla di particolarmente entusiasmante se non il nuovo range nel range, che è diventato questo. Tac, andrà a finire che riempiamo tutto di linee, adesso viene un porcile allucinante. Allora, range high 35.300, questo. Range low 33.670, questo. E niente, questa è l'ultima compressione. Poi abbiamo sempre l'altro high qua, 36.000, il solito, che è anche quella zona di liquidità, vedete qua sopra, è un po' il primo pool di liquidità sul breve. Tac e tac, rosso, chiaramente, perché è offerta. E quindi questo è il primo livello che dobbiamo andare a rompere per puntare al range high. Quindi rompiamo qua per fare tac tac, una cosa di questo tipo. Altrimenti rimaniamo compressi ancora qua dentro. Cioè è inutile, la volatilità dura, cioè la non volatilità non dura per sempre. Si può giocare anche su quello, perché ci sono le opzioni, si può shortare le opzioni per essere short volatility. Non ne parliamo oggi per non incasinarvi troppo, magari nei prossimi giorni vi faccio qualche esempio, però si sta sempre lì, c'è da guardare l'opzione col teta più alto, shortarla e magari shortarne più di una per essere neutrali, per la neutralità al prezzo. In ogni caso, niente, il discorso è questo unicamente, range nel range, il resto rimane uguale al solito, ovvero se noi teniamo comunque questo livello qua 33.300 è bene, perché abbiamo fatto qui un bel higher low che non sarebbe affatto male, però dobbiamo confermarlo col breakout da qui, altrimenti non c'è niente di tutto ciò. Qualcuno ha visto, non so, ci vuole un po' di fantasia, però qualcuno ha visto un triangolo rialzista, una roba, aspettate che faccio la linea dritta se riesco, una roba di questo tipo, tac. Però ripeto, ci vuole un pelino di fantasia, ecco, perché qua sopra non è che sia proprio regolarissimo il, cioè la base poi superiore del triangolo, quindi io mi astengo da questa cosa. In ogni caso, il bullish scenario sarebbe proprio la rottura qua, il retest e l'attacco al range high, e poi chiaramente per propagarlo andare a rompere il range high, e io sono pronto con lo short di copertura, quindi poi andiamo to the moon, se arriviamo lì, se arriviamo qua e io apro lo short di copertura 100k entro fine anno, sicuri, sicuri come l'oro. Se invece noi non riusciamo a, cioè qua, questo pool di offerta ritorna aggressivo e ci fa fare di nuovo un lower low, siamo di nuovo punto a capo nel nostro pool di domanda sui 30k, che è il supporto attuale, e allora lì reggerà, non reggerà. Al momento è stato a dir poco abusato questo pool di domanda, quindi non lo so, e soprattutto la tendenza è un po' questa, pertanto la domanda sembra essere un po' in contrazione, quindi più viene testato e più non lo vedo benissimo, a meno che non facciamo un test e poi una fiammata di questo tipo, però
tendenzialmente la probabilità è minore, se volete la mia opinione. Se lo perdiamo abbiamo due supporti, uno a 26k e mezzo e uno a 23, questi due, opla, ok? Per il resto, insomma, la situazione è questa qui, abbiamo visto un po' i vari scenari. Mentre le altcoin, abbiamo Ethereum che, ecco, allora, Ethereum, complice il fatto dell'IP1559, che adesso abbiamo la data ufficiale, non lo so, non sembra essersi scatenato una FOMO particolare, ma neanche un sell the news, non lo so, io non sapevo bene cosa aspettarmi, se aspettarmi un dump non appena c'era la notizia, aspettarmi un dump il giorno stesso del fork, non so che pensare. Fatto sta che la notizia è positiva perché il 4 agosto è vicino, è abbastanza vicino, e quindi da lì in poi si iniziano a bruciare Ether, cioè metabolizzatela questa cosa. Quindi da un punto di vista grafico questo non toglie che la situazione, cioè il grafico è ancora brutto, ok? Perché abbiamo high, lower high e ancora lower high per ora, quindi dobbiamo perlomeno fare o un higher high oppure perlomeno un higher low, quindi aspettare ancora un po' a prescindere. Io non farei APIN in questo momento perché non ci sono i presupposti per farlo, personale opinione. Per il resto, ve l'ho detto, vanno a cavallo le coin del settore gaming, stanno volando in controtendenza col resto. Luna benissimo, perché apparentemente ha fatto questa partnership con Harmony, approfondirò magari prima del video di domani, pensavo di saper tutto su Luna e adesso mi fate scoprire che non so niente, bravi, grazie. E comunque bella la cosa che ha fatto questo breakout. Ora c'è da vedere come reagisce, qui io avevo messo tutto verde ma adesso chiaramente è tutto rosso, ma facciamo anche una bella cosa, spaziamo via tutto e rifacciamo un po' di analisi come si deve. Quindi in primis qua c'è una resistenza con cluster, questo, quindi ancora più forte questa resistenza. Poi che cosa abbiamo? Allora qui avevamo un'altra resistenza che ora non c'è più, con tanto di pull, guardatelo, tac. Eccolo, questo potrebbe essere un entry addirittura, però attenzione perché c'è una struttura abbastanza violenta qua, questo top, triplo top, pam 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 con breakdown, quindi attenzione, almeno io aspetterei il reclaim di questo livello, ok? E allora qua ci potrebbe stare anche la posizione speculativa, speculativa, no investimento, speculativa, investimento cambia completamente l'approccio. E che altro si può dire, che altro c'è di interessante? Allora, capitalizzazione totale è curiosa perché è più tendente al bullish del grafico di Bitcoin. Abbiamo, vedete, la rottura di questo livello di supporto e poi il suo recupero, e al momento siamo qua, ok, compressi in questo blocco. Se andiamo a dare quella spintarella in più potrebbe beccare bene e andare a puntare di nuovo come auspicavamo un po' di tempo fa, cioè se inizia ad arrivare domanda come si deve c'è questa possibilità di fare questo più 15 più 20% con la market cap, quindi distribuito su tutto il mercato, che non è affatto male. Solana anche oggi ha spinto, ho visto, non male, e Solana d'altronde è una di quelle che sono rimaste più bullish nel complesso. La dominance invece flette, proprio perché le altcoin stanno iniziando a performare abbastanza bene, e vi dirò di più, c'è anche il segnale di esposizione, quindi io, cioè adesso teoricamente si potrebbe quasi cercare l'esposizione in altcoin, molto limitata perché comunque la situazione complessiva è sempre fragile, io vedo molta non so, incertezza nel mercato in generale e la tendenza rimane bearish, cioè ricordiamocelo, non facciamoci appannare la vista da qualche giorno verde soprattutto sulle alt, perché se poi Bitcoin domani fa un'altra leg down sappiamo che tutte le copie alt BTC fanno meno 20%, quindi è veramente una strage. Attenzione pertanto a limitare estremamente l'esposizione, e soprattutto di copie alt BTC con un setup long forse c'è giusto Luna o Solana che sono impostate al punto da ispirare un setup long, cioè qui abbiamo degli higher low e lower high, però c'è cioè una lateralità ancora. Se, oddio, si potrebbe fare un'ipotesi del genere, potrebbe funzionare.
Però per le altre, oddio, a parte Axi chiaramente, che però inizia a diventare iperestesa ed è ai massimi, per le altre è un attimino più complicata la cosa. Anche Engine non è malaccio, però come potete vedere c'è da recuperare quantomeno questo livello, 4100 satoshi. Quindi attenzione perché bisogna anche trovare il setup sulla coin, non solo andare a vedere quella che è la dominance complessiva. Quello è sempre importante. Intanto qua la compressione regna sovrana anche sul time frame settimanale che non fa altro che sottolinearci che abbiamo un giga pool di liquidità in domanda qua sotto, quindi io spero veramente che regga, perché se regge, questa è accumulazione, ne abbiamo già parlato negli scorsi live, non voglio ripetermi. Amici, bene, ora non vi annoio più, istruzioni non chiare, vado a allungare 100 per tutte le altre, mi sembra una situazione assolutamente geniale. Basta, non vi asciugo più, vi lascio andare, noi tanto ci rivediamo questo venerdì, che ci carichiamo anche per la finale, ragazzi, bisogna essere belli, belli carichi. Nel frattempo io vi faccio un carissimo saluto e vi aspetto tutti domani, cioè se domani non mi inondate di visualizzazioni il video su Luna, mi offendo tantissimo, tantissimissimo. E basta. Quindi buona serata a tutti quanti e un saluto e a domani.